E siamo pronti. Partiamo da qui. Una linea che va in avanti e torna indietro. Da qui ritorna in avanti e torna indietro per continuare da questa parte. E poi creare una linea molto dritta. Vi ricordo che questa è la mia interpretazione. Voi fate ciò che volete con la vostra. L'arte è creatività. Poi c'è un semicerchio e delle linee che ricordano i raggi del sole. Ci sono linee che vanno dritte e partono strette ma finiscono larghe. E continuano strette e finiscono larghe. Oppure strette che finiscono strette, oppure altre linee, sempre stretta, stretta, oppure guardate, stretta, guardate, stretta, larga, e poi di nuovo stretta, stretta, e poi di nuovo stretta, guardate, e larga. Dipende tutto da come noi muoviamo la nostra mano. Ecco qua. Diciamo che la nostra bozza è completata. Adesso andiamo ad aggiungere un colore a queste linee. Allora, io prenderò il viola perché osservando la nostra opera, questa parte è tutta viola. Quindi andiamo con il colore a riempire la forma che deriva da due linee. Fate molta attenzione perché abbiamo creato, diciamo, il contenitore per il viola. Non usciamo dai bordi. Vi ho detto, io utilizzerò il viola e il giallo perché sono i colori originali della tela, ma voi, vi ripeto, potete dare la vostra interpretazione personale e usare i colori che volete. E poi oltretutto, vedete, io sto utilizzando dei pennarelli, ma se avete a disposizione delle tempere, non esitate ad utilizzarle, ovviamente. Se avete dei pastelli va bene uguale. Dei pastelli a cera? Ugualmente. O se no, sempre i soliti smalti della mamma. Ogni cosa che abbiamo in casa è ottima per creare. Adesso andiamo a realizzare, vedete anche quest'altra riga è viola. Fate estremamente attenzione, eh? Facciamo fare dei leggeri movimenti alla mano, senza fretta. E concentriamoci. Qua. Abbiamo quasi terminato. Con il viola abbiamo terminato. Adesso andiamo ad impreziosire il tutto con il giallo, quindi la parte sotto sarà gialla. Se avete dei pennarelli con la punta un po' più grande, potete usare anche quelli. Fate sempre attenzione a non andare sul colore viola che avete appena utilizzato.
Vedete? L'opera sta prendendo forma, eh? Io la sto girando in base a i movimenti che sto creando con la mano destra, no? Ecco qua. Il sotto è terminato e adesso andiamo a colorare di giallo questo semicerchio. Impugnate bene il colore, mi raccomando. Ecco qui. Andiamo a realizzare un altro po' di giallo anche qui sopra questa linea viola. Vedete? Sono delle linee. Ecco qua. E poi andiamo a terminare il tutto della parte inferiore con il viola. Anche queste sono delle linee, vedete? Ecco qua. Un po' di pregrafismo, divertendoci, è la cosa che ci serve. Eccoci qua. Ok, chiudiamo il viola e una volta terminato questo passiamo ai raggi del sole. I raggi del sole all'interno sono tutti gialli. Quindi andiamo con il colore giallo a colorare le linee, l'interno delle due linee che abbiamo realizzato. Uno. Eh sì, perché voi direte un sole? Beh, per me somiglia a un sole. Un semicerchio con delle linee accanto a me ricorda un po' il sole. Però poi fatemi sapere cosa ricorda a voi, eh? Può darsi che anche io mi sbagli. Vedete, se la linea è larga possiamo fare dei movimenti ampi, se la linea è stretta invece dobbiamo stare attenti a non uscire dai contorni. Ecco qua, e anche per l'ultimo. Ecco qua, tutto fatto. A questo punto arriva il bello. Vedete queste linee che sono rimaste bianche? Bene, in queste linee andremo a fare dei cerchietti. Fateli, ma molto piccoli. 1, 2, 3, 4, 5. Potete scegliere se fare una linea. Fateli però dei cerchi vuoti, lasciatelo il puntino in mezzo. Muoviamo bene questa mano, anche se vengono piccoli, grandi, grandi o piccoli, non ci importa. Fate questi puntini, vedete? Allora, potete andare in ordine di riga o, come si dice, in ordine sparso. Basta che riempiamo tutto questo pezzo bianco con questi puntini vuoti. Ok? Allora, io continuo anche per gli altri, Vado.
io ho quasi terminato i miei cerchi, eccoli qua. Un'opera a tutto cerchio. Adesso, se volete, potrete decidere di lasciarlo così oppure andare con il pennarello giallo all'interno di tutti i puntini gialli, viola. Vedete? Potrete deciderlo se fare, ecco, appunto, se deciderete di colorare i puntini all'interno giallo con il pennarello, andando a riempire tutti gli spazi già bianchi e farli diventare di colore giallo, proprio come l'opera. Oppure decidere di prendere, così sarebbe perfetto, oppure decidere di prendere un pastello a cera e andare sopra i puntini che abbiamo creato per rendere la cosa ancora, vedete? Per andare a creare tutto lo sfondo giallo. Non lo fate con la tempera, altrimenti i puntini non si vedranno più, eh? Oppure fare un mix, vedete? Ne fate alcuni così, quindi andiamo a riempire, e gli altri appunto con il pennarello. Andiamo dentro proprio ad ogni puntino per colorare il tutto. Questo sarebbe un altro esercizio di pregrafismo, eh? Insomma, decidete voi. La mia opera è quasi conclusa e io vi saluto e naturalmente aspetto le vostre. Ciao bimbi!